Abbiamo garantito i servizi essenziali durante l'emergenza coronavirus. Non ci è stato dato nessun riconoscimento. È quanto affermano a gran voce i lavoratori di ACAM riuniti questa mattina in un presidio davanti alla sede della Multi Utility. Siamo qua perché siamo di fronte a un'azienda che in maniera molto arbitraria ha abbandonato un tavolo di trattativa, tavolo importante, perché ci serviva a gestire una fase di post-emergenza. Noi abbiamo chiesto un segnale, un riconoscimento agli sforzi fatti e l'azienda ha abbandonato il tavolo. Tra le richieste avanzate dai sindacati, un miglioramento del premio di risultato, il riconoscimento dei buoni pasto per chi ha lavorato in smart working e il riconoscimento delle ferie. Nessuna richiesta è stata accolta, affermano i sindacati. Anzi, l'azienda rivendica il fatto di non aver messo i lavoratori in cassa integrazione. Noi siamo qui in assemblea per rivendicare e richiedere il giusto dovuto, tenendo presente che questa sia un'azienda che fa servizio pubblico, ma le persone stanno lavorando dalla mattina alla sera, e quindi rispediamo al mittente il discorso che viene fatto sull'utilizzo della cassa integrazione. Non sono fortunati, sono dei lavoratori che stanno lavorando dalla mattina alla sera. I lavoratori di ACAM evidenziano come siano stati garantiti tutti quei servizi necessari nonostante i rischi del contagio e ora chiedono di ricevere un giusto riconoscimento come altri gruppi hanno già fatto. Secondo noi i lavoratori hanno fatto il loro dovere, continueranno a farlo e devono essere considerati e in qualche modo premiati. Sappiamo che altri gruppi hanno dato degli incentivi ai lavoratori dei premi perché sono stati sempre presenti. Il gruppo IREN si è limitato a seguire quanto ha previsto il DPCM dando i famosi 100 euro parametrati sulla presenza. Secondo noi bisognerebbe fare un altro sforzo e non livellare i diritti dei lavoratori verso il basso.